Faccio parte, mi fa molto onore questa cosa, del comitato scientifico dell'Erigendo, museo dell'ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, e sono anche il direttore del Museo Ebraico di Roma. Abbiamo qui un partner veramente di eccezione per parlare di un argomento appunto legato a questa attualità contingente, dalla vita al museo, musei ebraici. Panel sui musei ebraici. Oggi è partito il bando, è stato annunciato, questa è una conferenza stampa, è partito il bando per il restauro dell'edificio che ospiterà il museo di Ferrara, quindi è un giorno importante e che inizia un po' la fase concreta della ricostruzione dell'edificio dopo tanti lavori preliminari che pure sono stati fondamentali per schiarirci le idee e per capire cosa volevamo fare di questo edificio. Non vi voglio tenere a lungo, ma volevo dirvi due parole sul titolo di questo panel, della vita del museo. È in qualche modo un titolo leggermente provocatorio, perché se da una parte dà conto del fatto che gli oggetti che saranno nel museo di Ferrara acquisteranno una nuova dimensione, quella dell'oggetto musealizzato, quindi in qualche modo dell'opera d'arte o comunque del documento, non dobbiamo mai dimenticare che questi oggetti hanno avuto una vita precedente, cioè sono stati oggetti liturgici, oggetti d'uso. E una delle sfide di questo museo, come di tutti i musei ebraici e di tutti i musei in generale, è quella di dare conto della vita precedente di queste opere, di non dimenticare mai che questi oggetti sono stati usati e sono stati anche creati in qualche modo per intenti che non erano quelli di finire in un museo. Ora, è chiaro che al giorno d'oggi non possiamo continuare a usare anche in maniera un po' indiscriminata queste opere, lasciatemelo dire da direttore di museo ebraico, che nel nostro museo peraltro le opere d'arte vengono anche affidate alle sinagoghe durante le feste e quindi vengono usate. E io con molte cautele e con molti terrori da parte mia, e però non posso negare che questo è un problema con il quale dobbiamo fare i conti, che non possiamo risolvere sbattendo queste opere in una terra e dimenticandoci del loro uso precedente. E poi dalla vita al museo è un po' provocatorio anche per un altro fatto. Di solito i musei vengono identificati come cimiteri delle opere d'arte, uno va lì a vedere il caro estinto. Questo è, diciamo, il comune sentire, quando poi tutto questo però non corrisponde più nei fatti alla realtà. Cioè i musei moderni oggi sono dei luoghi di vita, sono dei luoghi strepitosi nei quali incontri le scuole, i ragazzi, le persone di tutte le età, di tutti gli interessi, che vanno lì non soltanto per sospirare di animazione, di ammirazione davanti al quadro dipinto a tanti dettagli, ma anche proprio per imparare, per fare corsi, per divertirsi, per incontrare gente, per raffrontare le proprie opinioni. Il museo non è più il museo dell'Ottocento, il monumento all'arte e basta, davanti al quale bisognava inginocchiarsi e riverire, insomma. E questo penso che la professoressa Mottola Bonfino, che tra poco sentiremo, ce lo potrà raccontare molto, molto meglio di me. E il Museo Ebraico di Ferrara non si sottrarrà a questa sfida. Nessun museo moderno può nascere se non tenendo conto di queste mutate esigenze della società contemporanea. Poi ci sono altre considerazioni delle quali bisogna tenere presente nel momento in cui stiamo tirando su questo museo. Come trasmettere in un museo il senso dell'ebraismo? L'ebraismo è una religione di vita, anche qui torna sempre la vita, no? Come fare a trapiantare in filmati, pannelli, opere, eccetera, quello che è un'esperienza trasmessa di persona in persona, ecco. E anche questo è una delle sfide del nostro museo. E poi si può usare l'arte contemporanea per spiegare l'antico, e di questo magari sentiremo qualcosa di più
dalla Chiara Zeri, perché non è detto che noi dobbiamo sempre spiegare l'antico con oggetti antichi, ma forse potremmo anche commissionare, ricevere opere d'arte fatte adesso dai nostri contemporanei che interpretano con la nostra sensibilità il passato. Questo museo nasce prima da un contenitore che poi dovrà essere riempito con opere d'arte, documenti, oggetti della vita quotidiana, tutto quello che potrà servire per spiegare l'ebraismo del passato e del presente. E in questo c'è un passo della Bibbia che è molto interessante a questo punto. Credo che sia la prima lezione di museologia che ci viene dalla storia. C'era a un certo punto Mosè e Bezalel era il Bezalel di Tiro, era un fenice ed era un grande artista e architetto, quello che ha costruito il Tempio di Gerusalemme e tutti i suoi strumenti. E Mosè si era impuntato che voleva fare prima il Tempio di Gerusalemme e poi vedremo, ci metteremo dentro delle cose, lo riempiremo dopo. E Bezalel ha detto, ma no, si parte dal contenuto. Poi dopo ci facciamo il Tempio di Gerusalemme, ha vinto Bezalel contro Mosè, insomma non era certo una persona da prendere sotto gamba e aveva anche qualche influenza in generale. Quindi qui invece facciamo il contrario, voglio dire, sono tutte vie lecite, nel senso che dipende anche dalla contingenza. Qui c'è, grazie al cielo, un edificio, seppur con alcune questioni interessanti, non li chiamo problemi, li chiamo stimoli, nati soprattutto dal fatto che si tratta di un ex carcere, quindi cosa fare di questa idea del carcere? La vogliamo cancellare, la vogliamo sottolineare per dire che quello che era un carcere adesso diventa un luogo di libertà? Sono tutti spunti con i quali noi dobbiamo, insomma, dobbiamo avere a che fare con queste tematiche se vogliamo arrivare. E ne parleremo soprattutto con Carla Di Francesco, la sovrintendente regionale dell'Emilia Romagna, che si occupa per l'appunto, che dirige il progetto di ristrutturazione di questo ex carcere. Un tema centralissimo è quello della Shoah. Questo è il museo italiano, dell'ebraismo italiano e della Shoah. Quindi della Shoah dobbiamo assolutamente parlare, proprio per questo. E non è... Parlare della Shoah in un museo ebraico non è un fatto scontato. Vi dico per esempio che nella prestigiosa Associazione Europea dei Musei Ebraici, per statuto, i musei della Shoah non sono ammessi perché sono considerati una cosa diversa dai musei ebraici. Questo perché? I musei ebraici sono quelli che raccontano cosa gli ebrei hanno combinato, cosa hanno fatto gli ebrei come soggetti. I musei della Shoah invece raccontano degli ebrei come oggetti, di quello che gli altri hanno fatto agli ebrei. È una concezione diametralmente opposta, proprio un ribaltamento della concezione di narrazione museale. E quindi c'è sempre questo problema, però d'altra parte nella storia dell'ebraismo a un certo punto la Shoah c'è, non si può, diciamo, interrompere la narrazione degli anni 30 e riprenderla nella metà degli anni 40. Quindi bisogna capire cosa fare di questo tema della Shoah che pesa come un macigno e che però non può esaurire il tema dell'ebraismo, anche perché ormai tutti gli italiani non ebrei, ieri c'è stato un sondaggio molto... una tavola rotonda molto interessante con, fra l'altro, fra gli altri, Renato Mannaio, che ci raccontava, come quello che già sappiamo in pratica, che degli ebrei si sa che sono venuti dopo gli assiro-babilonesi, come abbiamo imparato tutti a scuola, poi non se ne sa più niente per un sacco di tempo e poi ricicciano fuori durante la Shoah. Beh, noi invece vogliamo spiegare che cosa succede tra gli assiro-babilonesi e la Shoah. E questo è molto, molto importante. A proposito di questa tavola rotonda di ieri, molto interessante, a un certo punto è stato chiesto agli intervenuti, che erano Gianarturo Ferrari, Renato Mannheimer appunto e Enrico Mentana, come la vedevano loro.